Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Il sindaco di Ortona ha firmato l'ordinanza di sgombero di altre due palazzine Ater nel quartiere Fontegrande, gemelle e limitrofe alla palazzina a rischio crollo, evacuata il 6 ottobre scorso. Sono necessari approfondimenti tecnici sulla staticità degli edifici. Alcuni pilastri erano ammalorati già nel 1984. Il servizio è di Alfredo Primante. Nel giro di 20 giorni avremo una risposta, non necessariamente purtroppo potrebbe essere la risposta che tutti auspichiamo, cioè che possono rientrare in casa. Altre 16 famiglie delle palazzine Ater numero 23-25 di via 28 dicembre nel quartiere Fontegrande di Ortona devono abbandonare gli alloggi. Il sindaco Leo Castiglione ha firmato l'ordinanza di sgombero di concerto con l'Ater di Chieti per consentire ulteriori approfondimenti sulla staticità dei due edifici gemelli della palazzina sgomberata lo scorso 6 di ottobre e a rischio crollo. L'Ater, che questa mattina ha incontrato gli inquilini rassicurandoli rispetto al lavoro che si sta facendo anche per trovare degli alloggi provvisori nelle strutture ricettive della città, ha chiesto a Regione Abruzzo di destinare il milione di euro stanziato per l'avvio del superbonus 110% proprio per gli edifici danneggiati. Avviata anche una ricognizione degli appartamenti sfitti ad Ortona. Se queste palazzine, cioè la 2 e la 3, verranno definite inagibili, noi abbiamo il dovere di non considerarle più nel patrimonio di Ater. Probabilmente sfruttare, cogliere le opportunità del bonus 110 di demolirle, ricostruirle. Con queste notizie che girano oggi abbiamo un po' paura e non sappiamo che fine facciamo. Punto. Attende una sistemazione da Sì, parte ma è della. normale. Attendiamo questa sistemazione che ci ha detto il presidente dell'istituto e speriamo che sia vero comunque. Andiamo avanti. Nella relazione tecnica stilata dalla SDEA SRL di Pescara sulla Palazzina 1 si legge che le misurazioni effettuate, le calcolazioni preliminari e i documenti disponibili hanno evidenziato il grave stato di precarietà e che non è possibile affermare se le palazzine 2 e 3 gemelle della 1 siano sicure. Sempre i tecnici che hanno stilato la relazione hanno evidenziato che alcuni pilastri della Palazzina 2 erano già danneggiati dal 1984 e per questa ragione erano stati prescritti degli interventi urgenti di rinforzo, ma dalla documentazione disponibile e dal sopralluogo effettuato, si legge ancora, non è stato possibile confermare che gli interventi previsti siano stati effettuati correttamente. Nel frattempo, la palazzina 1 pericolante è stata posta sotto sequestro dal PM della Procura di Chieti, titolare dell'indagine Marica Ponziani, che, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati il presidente di Ater Chieti, Antonio Tavani, e tre tecnici. Ora si procederà con il puntellamento per consentire il recupero degli effetti personali. Il puntellamento è necessario per far recuperare tutti gli effetti personali, mobili, tutto quanto è all'interno degli appartamenti agli inquilini che attualmente sono stati evacuati. Nel quartiere, comunque, la preoccupazione dei residenti nelle altre palazzine popolari è palpabile e si mischia alla rabbia per lo stato di degrado in cui versa gli edifici, nonostante le sollecitazioni e i reclami che da anni gli inquilini fanno nei confronti dell'Ater di Chieti. È un assurdo, è un assurdo. Cambiamo argomento. L'Abruzzo è maglia nera in Italia per dispersione idrica nelle reti di distribuzione. Finisce sprecata oltre la metà dell'acqua e quello della mancata manutenzione delle reti è un problema che si trascina da più di 30 anni. L'Abruzzo ancora a corto d'acqua, con le società di distribuzione costrette periodicamente a lasciare a secco i rubinetti di diversi comuni, con conseguenti disagi per i cittadini. Troppo facile però dare tutta la colpa alle poche precipitazioni e al surriscaldamento globale, problematiche per cui il solo Abruzzo può fare ben poco. La nostra regione infatti è la peggiore in Italia per dispersione idrica nelle reti di distribuzione. Oltre la metà dell'acqua si perde nelle vetuste tubazioni che corrono sotto i nostri piedi. Si potrebbe pensare che negli ultimi 30 anni, grazie alla manutenzione e alle nuove tecnologie che permettono di monitorare costantemente le condizioni di reti e sorgenti, la situazione sia migliorata, ma invece è esattamente il contrario. Nel 1990 l'acqua perduta era pari al 33,8% del totale di quella immessa nelle reti, una percentuale già alta considerando che allora la media nazionale era del 27,1%.
Nel 2018 invece, secondo un'indagine di Confartigianato, la dispersione è stata del 55,6%, risultato che consegna l'Abruzzo la maglia nera d'Italia. La media nazionale è infatti del 42%. È come se la nostra regione fosse una persona che ogni giorno, acquistate due bottiglie d'acqua, ne apre una e la rovescia completamente a terra, poi apre l'altra e ne butta un altro po'. E la situazione è critica da decenni. Già nel 2002 l'allora assessore regionale ai lavori pubblici De Matteis denunciava che le dispersioni erano oltre il 50% a causa di omissioni in tema di manutenzione. Oggi tre delle quattro province abruzzesi sono tra le prime d'Italia nella classifica di chi spreca più acqua. Si salva Teramo, mentre Chieti, L'Aquila e Pescara sono rispettivamente al terzo, quarto e decimo posto della lista nazionale. I cambiamenti climatici in atto e l'aumento della popolazione globale non potranno che aggravare un problema che già riguarda anche l'Abruzzo, dove i ghiacciai appenninici sono anno dopo anno più ridotti. Secondo l'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, negli ultimi 20 anni l'acqua accumulata sulla superficie e nel sottosuolo terrestre sotto forma di neve e ghiaccio è diminuita di un centimetro ogni anno. Nel 2018 già 3,6 miliardi di persone hanno avuto un accesso inadeguato all'acqua per almeno un mese dell'anno. Nel 2050, dicono gli esperti, il numero potrebbe quasi raddoppiare, arrivando a 5 miliardi. Così, anche nella regione con le reti idriche più colabrodo d'Italia, l'acqua sarà definitivamente un bene di lusso. La politica è arrivato dal Consiglio Comunale di Chieti l'ok al bilancio di previsione, al documento unico di programmazione e al piano triennale delle opere pubbliche. È soddisfatto il sindaco Ferrara, il servizio di Paolo Renzetti. È arrivato il sì del Consiglio Comunale di Chieti al bilancio, al piano triennale delle opere pubbliche e al documento unico di programmazione. All'ordine del giorno dell'assise comunale a Palazzo di Città anche il bilancio della deputazione teatrale del Marucino che ha avuto il via libera. Il piano triennale da 56 milioni di euro che comprende 43 interventi strategici per la città che vengono finanziati con fondi statali e risorse che arrivano anche dalla vendita degli immobili sarà davvero importante per il risanamento ed il rilancio del capoluogo teatino. E devo in questo momento, in questo luogo, ringraziare tutto il Consiglio Comunale, non solo la maggioranza ma anche la minoranza che è intervenuta con interventi costruttivi, interventi mirati alla condivisione delle cose e delle decisioni. È un passo importante perché questi documenti approvati rappresentano i fondamentali programmatici, come lei diceva prima, per gli anni a venire, per dare un nuovo volto alla nostra città. Dopo questo passo, quindi, ora cosa accadrà? Cosa farete? La prima cosa è dare ulteriore impulso al portare a termine le grandi opere di cui prendiamo il testimone da parte della precedente amministrazione e, come nella buona politica deve accadere, devono continuare per essere portate a termine. Ovviamente io mi auguro che nei miei 5 anni di mandato, nei miei 4 anni rimasti di mandato, possa portare a termine la gran parte di questi programmi, se non la totalità, e vorrei che la città si trovasse solidale, senza steccati ideologici e politici, nella riqualificazione della nostra Chieti, che potrebbe con queste opere veramente cambiare volto. In arrivo novità per il centro storico di Teramo. L'amministrazione comunale ha deciso di ampliare la zona pedonale e di sostituire i cassonetti dei rifiuti con isole ecologiche. Ed è proprio quest'ultimo punto che è stato criticato dagli esercenti. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Novità e cambiamenti nel centro storico di Teramo. Come prima cosa sono in arrivo nuove regole sulla pedonalizzazione delle vie centrali e poi c'è la rimozione nel cuore della città dei classici contenitori dei rifiuti per sostituirli con isole ecologiche. Una zona pedonale più ampia, dunque quella prevista dall'amministrazione comunale. Corso San Giorgio non sarà più accessibile 24 ore su 24 ad alcun mezzo. Via Capuani sarà interdetta alla circolazione dalle 15 alle 3 della mattina.
mattina successiva, mentre Piazza Orsini e Corso Cerulli resteranno zone a traffico limitato. Una programmazione che non dispiace ai teramani, a differenza delle frizioni che si sono venute a creare con le attività commerciali per il posizionamento in centro delle eco-isole da parte della Team. Momenti di tensione si sono verificati in Via Delfico quando hanno collocato un'isola ecologica proprio davanti alle vetrine di un nuovo pub. L'assessore alle politiche ambientali del Comune di Teramo, Martina Maranella, ha ribadito invece la bontà della scelta che mira a togliere i rifiuti a vista dalle strade del cuore della città. C'era un piano già individuato dagli uffici diversi mesi fa che li ha visti lavorare di comune accordo con la presenza della soprintendenza proprio per individuare i luoghi in centro storico che potessero essere funzionali e che non fossero soggetti a vincoli dalla stessa. È stato individuato un posto, ci sono state un po' di polemiche nella giornata di oggi, si sta verificando con gli uffici la possibilità di spostare di qualche metro l'ecoisola, l'installazione dell'ecoisola in Via Delfico. Siamo convinti di riuscire a giungere a un accordo, anche perché l'ecoisola più importante per le attività commerciali è proprio quella rivolta a Via Delfico, dove purtroppo fino a qualche ora fa insistevano bidoni e materiale di rifiuto appoggiato sul suolo, quindi per una questione di decoro. L'ecoisola sarà solo a servizio delle attività commerciali ad alta produzione di rifiuti, però in questa zona sono diverse le attività che appunto utilizzerebbero l'ecoisola e per cui sarebbe attivata l'ecoisola e chiaramente risponderebbe, ripeto, a quello che è già previsto nel regolamento di igiene urbana per il decoro pubblico, del regolamento pubblicato nel maggio del 2020. L'amministrazione comunale di Chieti ha presentato questa mattina i lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare di competenza comunale che sono situati in via delle Acace, via delle Robinie, via Prati e anche via dei Platani. Vediamo. Sì, un risultato direi storico perché il primo intervento pubblico dopo 50 anni di edilizia residenziale pubblica, quasi 1.900.000 euro per riqualificare 55 appartamenti popolari in questa zona della città, che è una delle prime zone che è stata urbanizzata agli inizi del Novecento. Adegueremo dal punto di vista sismico ed energetico questi 55 appartamenti, ne realizzeremo altri 20, costruiremo aree comuni per i residenti della zona, per la scuola, per studiare, per stare insieme, quindi un intervento di edilizia residenziale innovativo e di qualità. Quali sono i costi dell'opera, assessore? I costi complessivi saranno 1.874.000 euro. Nelle prossime settimane avvieremo la fase per l'aggiudicazione della progettazione e successivamente per iniziare i lavori. Le vie interessate sono proprio qui dietro, quindi via delle Robine, via dei Platani, via delle Acace, dove ci sono appartamenti che non riusciamo a consegnare a chi ne ha diritto perché sono inagibili, e quindi questa è la prima motivazione che ci ha spinto a richiedere e poi ottenere questo finanziamento. Noi siamo nelle condizioni della nostra città, dopo anni di abbandono dell'edilizia residenziale pubblica, a non poter consegnare case perché inagibili. Con questo intervento avremo 70 alloggi in più da consegnare ai nostri concittadini. E.T., un extraterrestre alla difesa, è questo l'originale titolo del libro dell'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta che è stato presentato questa mattina a Pescara, a Palazzo di Città. Il racconto della sua esperienza in politica come ministro della difesa, ma anche un'analisi della politica italiana al giorno d'oggi. Questo, ma anche tanto altro, nel libro scritto dall'ex ministro Elisabetta Trenta, che questa mattina è stata ospite a Palazzo di Città a Pescara. In questi giorni cerco di raccontare la buona politica che esiste e anche la cattiva politica. Parlare della cattiva politica significa cercare di aspirare a quella buona che mette al centro non il potere, quello cattivo. Potere è qualcosa di importante, è il potere, la possibilità di fare, di migliorare la vita dei cittadini. Quindi è buono che i politici abbiano il potere e che un ministro abbia un vero potere in questo senso. Quando il potere ricercato è altro, a quel punto gli obiettivi ci allontanano dalla possibilità di migliorare le cose, che poi è il compito di un politico. E anche qui molto spesso la politica utilizza le discussioni soltanto per separarsi, si diventa tutti come i tifosi di una squadra di calcio, chi sta da una parte e chi sta dall'altra.
L'obiettivo dovrebbe essere il dialogo. È buono che nel Parlamento non ci siano le stesse idee, altrimenti non avrebbe senso un Parlamento, però dovrebbe essere un luogo dove ognuno è disponibile ad andare un po' oltre quella che è la sua idea iniziale per arrivare a una soluzione che sia migliorativa. E questo non è successo ieri. Nel corso della sua esperienza da ministro, importante il ruolo avuto da Elisabetta Trenta nell'affrontare la problematica degli sbarchi nel nostro paese, scontrandosi spesso anche con una parte della politica. Ne ho parlato molto nel libro, rifarei tutto, perché il tema dell'immigrazione non può essere uno di quei temi che servono solo per parlare alla pancia dei cittadini e per aver consenso, perché sarà veramente una questione importante nei prossimi anni, soprattutto per il nostro paese. Se anche noi volessimo fare dei muri o se, come qualcuno dice, potessimo fare, contornare, no, tutte le nostre coste di navi e fare un blocco navale, non servirebbe, perché purtroppo il fenomeno potrebbe crescere talmente tanto se non si va a lavorare sull'origine del fenomeno che noi potremmo avere dei guai seri. E allora dividersi tra chi è pro e chi è contro non ha senso, anche lì bisognerebbe operare come se noi fossimo degli ingegneri che debbono realizzare un progetto. Quali sono le realtà? Qual è la realtà? Da dove parto? Quali sono i vincoli? Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere? Anche perché l'immigrazione sarà un fenomeno che noi riusciremo, su cui riusciremo a lavorare solo se riusciamo anche a convincere l'Europa di tutto questo. E ora lo sport con l'intervista di Jacopo Forcella, uno dei nuovi proprietari del Teramo Calcio, Davide Ciaccia, che svela quelli che saranno i programmi in attesa dell'atto notarile. Percentuale per la famiglia Ciaccia che si aggira intorno al 60%. Vediamo. La sensazione per noi che abbiamo fatto sempre calcio in condizioni un pochino diverse, cioè, me ne sto rendendo conto già questa mattina, no? Voglio dire, la prima volta facciamo calcio per una città che ha una grandissima storia, che rappresenta un capoluogo di una regione, e quindi l'interesse è sicuramente completamente diverso, perché anche quando abbiamo avuto l'esperienza bellissima con la Cisco Roma e poi Atletico, comunque chiaramente eravamo la squadra minore, no? Avendo la Roma e la Lazio, e quindi certamente Teramo per noi rappresenta una grandissima sfida dove vogliamo portare grandissimo entusiasmo, porteremo chiaramente realtà imprenditoriali di rilievo nazionale che poi avrete modo di conoscere in sede di presentazione, e cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di fare bene, cerchiamo di fare il meglio. E volendo lavorare sull'opportunità calcistiche, diciamo realtà calcistiche che potevano essere sul mercato, ci avevano segnalato quella dell'ingegnere, e che persona serissima, e quindi su questo noi abbiamo basato una trattativa complicata, perché poi quando si acquisisce una società è sempre difficile, e poi il presidente ha investito tantissimo in questi anni e quindi meritava tutto il rispetto di una trattativa complessa e quindi comunque gestita con un po' di tempo. Insomma, i primi contatti risalgono addirittura all'inizio dell'estate, insomma prima dell'iscrizione al campionato. È una percentuale oggi di maggioranza, comunque credo si assesterà in una soglia vicino al 60%, e poi c'è l'accordo col presidente di rivedersi da qui alla fine dell'anno per capire se lui avrà voglia di continuare a partecipare con la figura di presidente nelle prossime stagioni o se vorrà cedere un altro pezzo di quella che è la quota. È chiaro che oggi è una quota che comunque ci metterà nella condizione, non appena da qui a qualche giorno procederemo con la cessione quote, di operare in autonomia con assoluto rispetto del ruolo del presidente, che è confermato nella sua funzione. Ci sarà sicuramente l'avvento di un direttore generale, che mi pare che in questo momento oltretutto è una figura scoperta come Teramo Calcio, ci sarà comunque un amministratore delegato che poi è
farà riferimento appunto all'azienda, che è una delle aziende che procederà con l'acquisto delle quote, e poi ci saranno sicuramente dei partner che, come ho già detto, saranno partner di rilievo, ma non posso rivelare i nomi perché parliamo di aziende anche quotate, quindi ci sarebbero anche problemi da quel punto di vista. Saranno loro poi in sede di presentazione, che speriamo insomma non vada oltre la metà del mese di novembre, che riveleranno programmi, volumi e quant'altro. In ultimo, ma non in ultimo come importanza, sicuramente sarà con noi anche Confimpresa Italia, nella figura del presidente Guido D'Amico, che comunque è il presidente appunto di questa confederazione, che raccoglie circa 60.000 associati. Quindi noi contiamo di fare bene e abbiamo insomma chiaramente il sogno del cassetto, insomma, quindi non dobbiamo fare programmi oggi, ma l'idea è venire a Teramo per valorizzare quello che oggi già esiste. E l'intervista a Davide Ciaccia potrete vederla in versione integrale tra poco su TV6 alle ore 14.50. Noi andiamo avanti con il nostro giornale. È arrivato da qualche giorno a Teramo il centrocampista figlio d'arte Mattia Lombardo. Descrive le sue caratteristiche e peculiarità che il tecnico biancorosso Guidi conosce molto bene. Ma sicuramente sono stato bravo a prepararmi durante la parte estiva, perché inizialmente sono partito con la San Benedettese, con la squadra con la quale avevo ancora un altro anno di contratto in ritiro. E poi successivamente, per le problematiche societarie, siamo dovuti ritornare a casa, e quindi poi ho seguito inizialmente un percorso individuale, poi dopo negli ultimi due mesi invece mi sono allenato sempre con una squadra di eccellenza sulla parte lì a Genova, la Sestese Calcio, per la parte tecnica, tattica, di campo, situazionale. E poi i giorni in cui non si allenavano invece continuavo con il mio percorso sulla parte atletica, fisica. Questo sicuramente mi ha aiutato moltissimo, perché se no non mi avrebbe permesso di entrare subito in campo per tutto il secondo tempo sabato, quindi questo è stato per me fondamentale. Poi la conoscenza di Guidi, come è stato appunto accennato, è stato un altro aspetto importante. Infatti il mister al giovedì sera, appunto, quando ci siamo sentiti, abbiamo avuto un bel confronto, una bella chiacchierata su molti aspetti, e la nostra conoscenza reciproca, ecco, ci ha aiutato, e mi ha aiutato soprattutto lui a entrare immediatamente in questo gruppo, e questo è stato per me appunto molto importante, anche grazie a tutti i miei compagni che mi hanno accolto veramente molto bene. Il mister mi conosce molto bene. Allora, io nell'ultime 3-4 stagioni ho quasi sempre ricoperto il ruolo di esterno, sia nella difesa 4 che nel centrocampo a 5, o nel 3-4-3 sempre sull'esterno, e nelle situazioni di difficoltà o comunque dove c'era bisogno ho ricoperto anche più volte il ruolo di centrocampista o di difensore, magari nella difesa 3. E l'anno scorso, ad esempio, nella mia prima parentesi a Monopoli, i primi 6 mesi con il mister Scienza, ho fatto più partite da mezzala, e invece a Lucca ho fatto anche a Siena ho fatto più partite da difensore nella difesa 3. E quindi il mister mi conosceva appunto per questa mia duttilità, perché io cerco, insomma, conosco le mie caratteristiche, conosco i miei pregi, i miei difetti, però cerco di essere quel calciatore che cerca di rimanere concentrato 110 minuti. A 3 giorni dalla sfida con l'Olbia, il Pescara prepara un match delicato, soprattutto considerando la posizione attuale di classifica del Delfino. Un ex come Alessandro Bruno fotografa il momento dei biancazzurri, ma si dice fiducioso che Auteri riuscirà a trovare la chiave per far sbocciare la squadra. Ascoltiamolo. Ecco Alessandro, secondo te Auteri riuscirà a trovare la chiave di volta per questa squadra? Ma credo proprio di sì, perché comunque è un allenatore che questa categoria la conosce bene, e quindi sa come gestire determinati momenti e sa gestire la squadra nel migliore dei modi.
Credo proprio di sì. Come si affrontano momenti come questo per il Pescara, che insomma è molto più vicino magari alla metà della classifica che alla vetta? Ma devono pensare, cioè, dalla mia esperienza, in questo momento il giocatore deve solo pensare a lavorare, ad allenarsi a 1000 all'ora, essere compatti, uniti, e solo così si superano i momenti di difficoltà. Altre strade non ne vedo. Non penso che ci sia la magia che esce dal cilindro qualcosa di magico. Lavoro, 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 la quotidianità, solo così si può superare questi momenti un po' così. Che idea ti sei fatto del motivo per il quale la squadra in poco tempo, Pescara, ha accumulato questi punti di ritardo dalla vetta? Qual è la tua idea? Il fatto che sia una squadra quasi completamente rinnovata o c'è dell'altro, ci sono altri fattori secondo te? No, il fatto che la squadra sia totalmente rinnovata può incidere, perché comunque ci metti più tempo a plasmarla, ci metti più tempo a conoscere determinate cose, a mettere in pratica determinati principi, perché il Pescara gioca in modo particolare, gioca con un 3-4-3 che a volte può sembrare poco equilibrato, ma l'equilibrio si ritrova con delle cose che in campo si fanno e si devono attuare dei principi di gioco. In questo momento alcune volte l'hanno fatto un po' meno e lo dimostra i gol che hanno preso, però nello stesso tempo credo che siano comunque il miglior attacco, quindi in questa situazione devo trovare secondo me un equilibrio tale da poter che poi dopo la squadra possa esprimersi in maniera più completa e cercando di subire di meno. Il patron del Chieti, Giulio Trevisan, a margine della presentazione delle iniziative per il centenario della squadra neroverde, ha parlato anche di mercato con l'arrivo di Cristian Ventola alla corte di Alessandro Lucarelli. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Giulio Trevisan, una bella chiacchierata davanti a tutti per questo centenario, però bisogna essere compatti, uniti e programmare il futuro. Ma sì, diciamo che questa è una bellissima occasione, la società fin dal momento iniziale ha dato il suo appoggio alla creazione di questo comitato, perché noi crediamo che da questo comitato ci possa essere di nuovo una nuova primavera per i colori non solo del Chieti ma anche della città, perché come ho detto nel mio discorso, diciamo che i colori nero-verdi sono rimasti veramente l'ultimo simbolo, l'ultimo baluardo di questa città che in questi anni ha perso troppe cose, e quindi riavvicinarsi intorno a questi colori per ricordare la nostra storia e ricordare anche la nostra esistenza fondamentalmente, credo che sia un momento molto felice e positivo che la città può di nuovo rivivere. Dal passato, dalle radici al futuro immediato, intanto una battuta su Ventola. Ma vabbè, diciamo che noi eravamo molto attenti alle possibilità che il mercato stava offrendo. Cristian è un ragazzo, insomma, il cui valore è conosciuto da tutti, avevamo bisogno di alzare in qualche reparto il tasso tecnico della squadra e ben volentieri, insomma, l'abbiamo fatto entrare nel nostro progetto, tenendo conto che è la prima volta che lui scende in Serie D dopo anni di Serie C e Serie B. E ora alla box. A Pescara è stata presentata la prima edizione del torneo internazionale di pugilato olimpico femminile intitolato a Gabriele D'Annunzio. L'evento si terrà sabato 30 e domenica 31 ottobre. Vediamo. Il Boxing Team Simone Di Marco, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana, ha organizzato il primo torneo internazionale di pugilato femminile elite, intitolato a Gabriele D'Annunzio, in onore del Vate della città di Pescara, 100 anni dal premio Atleta dell'Anno, del quale il Vate fu insignito nel 1921. Anche il logo dell'evento omaggia D'Annunzio, si tratta di uno scudetto disegno e creatura del genio sportivo d'Annunziano. Pescara, città dello sport, assessore, non si ferma a tanti eventi, oggi ne è stato presentato un altro di grande rilevanza. Dopo i campionati di vela, di windsurf e dopo gli europei di basket sordi, dove abbiamo visto trionfare l'Italia, oggi siamo qui per presentare il torneo femminile di pugilato denominato a Gabriele D'Annunzio. Ricordiamo che la città di Pescara sono 3 anni che festeggia con il Festival D'Annunziano l'immagine di Gabriele D'Annunzio, l'immagine del Vate, e quindi quest'anno è la prima volta che faremo un torneo internazionale dove il Vate sarà protagonista. Un appuntamento che vuole ribadire nuovamente l'attenzione verso un personaggio illustre della nostra città
e che chiaramente si riconduce per riferimenti valoriali sportivi anche all'iniziativa stessa. È un appuntamento del quale siamo particolarmente orgogliosi perché c'è stata una sinergia tra le istituzioni territoriali, quindi amministrazione comunale e regionale, e la Federazione Pugilistica Italiana, che insieme hanno nuovamente riconfermato una particolare attenzione per la nostra promozione sportiva. E questa era l'ultima notizia, il TG6 torna questa sera alle 19. Grazie e buon pomeriggio.